A mente fissa, ripartiamo dalla non prestazione come abbiamo definita, no? Della gara contro lo Spezia. Cosa non ha funzionato? Come mai c'è stata quella non prestazione? Allora, l'abbiamo analizzata e ci siamo resi conto che effettivamente è stata una partita sottotono, sotto troppi punti di vista, fisico, mentale, tecnico, tattico. E c'è stata, almeno subito dopo la gara, grandissima delusione da parte di tutti, perché è un'occasione importante, perché venivamo a uno slancio positivo, con un ambiente positivo, con un pubblico che era dalla nostra parte, che ha apprezzato e che anche a fine gara ha dimostrato partecipazione positiva da parte, insomma, c'era tutto, tutte le condizioni per poterne uscire bene. Siamo usciti, quindi questa delusione, soprattutto dopo la gara, era troppo forte. E hai detto che c'è stato un po' tutto la componente, sì. Mentale, tattica, chi più ne ha più ne metta. Cosa si deve fare per non rivedere più una prestazione così? Perché poi è vero, sono 24 punti, però adesso forse il margine d'errore è ridotto al rosso. Sì, beh, il margine d'errore è ridotto, veramente si riduce sempre di più. E, chiaro che la cosa che fa più rabbia, che nonostante tutto, nonostante una brutta prestazione, nonostante una partita sottotono contro una squadra, una partita poteva finire anche, insomma, se non veniva decisa dagli episodi, poteva finire in parità. Questo non cambia nulla, però adesso noi su questo dobbiamo, al fatto di essere qui, di voler fare un ritiro, stare ancora di più per renderci conto, ma non perché ce ne fosse bisogno, ma perché abbiamo, in questo momento dobbiamo spingere sull'acceleratore e ogni partita dobbiamo prendere spunto dalle partite precedenti. Per le cose negative, cose che non dobbiamo ripetere, e le cose buone fatte le dobbiamo continuare a farle. Ecco, il ritiro l'ha detto in questo senso, no? L'opportunità di guardarsi in faccia nel momento cruciale. Ma sì, io lo sapevo, noi abbiamo fatto il ritiro durante l'anno, prima delle gare, abbiamo tolto, l'abbiamo fatto a seconda del momento. In questo momento stare qualche giorno in più ci può servire e può dare un valore in più, una spinta in più, recuperare ancora meglio le energie, perché in questo comunque viaggio, la partita a Trapani, il ritorno e tutte queste situazioni, la partita infrasettimanale, probabilmente in questo momento ci può dare una mano. A quanto abbiamo capito c'è stata anche una sorta di faccia a faccia a fine gara, quello che si dice nel spogliatoio prima, ma nel spogliatoio lo sappiamo, però bene o male cos'è emerso da quell'incontro. Ma subito dopo le gare io non parlo, come dovete sapere, parlo poco, non mi piace. Chiaramente noi in questa partita c'è grande delusione, ma la delusione dobbiamo ormai abbandonare, anzi trasformarla in energia, in forza e voglia di voler riprendere il nostro cammino, perché nell'ultimo mese c'era comunque una continua crescita, una voglia di stare, di voler recuperare il terreno perduto, e quindi c'è incazzatura da parte di tutti, perché è evidente, non si può negare, non si può essere indifferenti rispetto a una prestazione come quella di martedì. Però già da ieri abbiamo cominciato a lavorare e a spingere di nuovo sull'acceleratore. Tatticamente, mi pare che dietro si sia trovato una sorta di equilibrio, no? Lo dicono anche i pochi che ho subiti, come vengono subiti. Davanti invece, come si può innescare meglio Pazzini per poi terminare lui? E quindi nella coperta è trovare il giusto equilibrio. Noi non sono così d'accordo sul fatto che dietro abbiamo trovato, che anche prima, insomma, prima di giocare una difesa a tre, nelle ultime gare avevamo mantenuto un buon equilibrio. Noi dobbiamo pensare di vincere le partite, creare più opportunità, arrivare in zona gol, mettere Pazzini nelle migliori condizioni per potersi esprimersi, e chiaramente non deve ricadere solo esclusivamente su di lui, arrivarci con gli esterni, con le mezzale o giocare con le due punte, questo sì. Facendo anche paragoni delle ultime gare, le nostre, ma con quelle anche dei nostri diretti avversari, in questo momento se è vero che si segni di meno, partite sempre più fortemente condizionate dalla pressione, dal momento, e vengono condizionate anche da episodi favorevoli, non parlo di rigori o meno. In alcuni momenti
noi dobbiamo sbloccare quanto prima il risultato. Questo è la difficoltà del momento, perché nel momento in cui riusciamo a sbloccare, poi le partite si possono aprire e possono prendere una piega diversa, e farlo mantenendo l'equilibrio, e questo è il lavoro che dobbiamo, su questo io mi devo concentrare, soprattutto la squadra. La matematica dice tutto aperto, questo è chiaro, sono 3 punti, non sono una distanza incolmabile, però parlando al tifoso, come si può convincerlo che in realtà si può invertire subito il trend e quella distanza si può ancora colmare dalla promozione diretta? Convincere con le prestazioni, con i risultati, il dato di fatto che questo campionato è particolarmente imprevedibile, dove può succedere di tutto. Questo l'abbiamo toccato con mano 5 partite fa, 6 partite fa erano 6 punti, non mi ricordo, ma più o meno quella era, ci siamo stati anche prima. Poi c'era l'opportunità martedì di riprendere la prima posizione, non c'è stata, ci è scivolata di mano, abbiamo fatto veramente siamo inciampati, ma è tutto là, è tutto aperto, perché l'imprevedibilità di questo campionato ti consente di riprendere il cammino, riprendere le posizioni, e sono poche le partite, ma giusto il tempo, perché tutto è ancora aperto, tutto può succedere. Ultima domanda, e il clima interno, tanto per far capire che è passata, che aria si respira, insomma, come è stata assorbita la sconfitta, come si guarda la gara nuova? Come si guarda? Che l'abbiamo analizzata, che quello che abbiamo fatto per troppo con lo Spezia è troppo poco per poter permetterti di una partita poter essere risolta anche alla fine, sul finale, potevamo anche magari vincere una partita, ma questo, con questo modo di giocare le partite, non si ha una strada lunga, una vita lunga, per cui la squadra è consapevole, si deve rendere conto, deve riprendere le cose che sa fare, e vivere le partite con più determinazione e voglia. E ogni partita sarà diversa. La partita di Trapani era una partita da affrontare, a mio avviso, in quel modo, e la partita mentre la Spezia deve essere affrontata in maniera diversa. E ogni partita da qui alla fine sarà troppo diversa, sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico. La cosa che non cambierà deve essere sempre l'atteggiamento e la voglia di voler vincere le partite. Che dobbiamo rincorrere, e per rincorrere e prendere il cammino bisogna vincere. Grazie. Prego.